Signori, buongiorno. Come avete visto dal titolo, oggi abbasseremo di tantissimo la soglia della povertà. Infatti l'anno scorso abbiamo fatto questo video con ben 50 budget di spesa, ma sono troppi. Abbiamo preso, questa volta su Shein, oggetti veramente poco costosi, massimo forse 10 euro, forse, che vedete qui davanti a me, e adesso li andiamo a montare. Come l'anno scorso li monteremo sulla fantastica panda di Tony, grazie Tony per supportare i nostri video, e ricordiamo che sono tutti accessori legati al mondo dell'auto. Ma adesso andiamo col primo articolo, bando alle ciance, sigla e partiamo. Allora, la prima cosa che montiamo è questa coppia di oggetti. Andiamo a vedere come sono dal vivo. Fermo video in pausa, indovina in questo momento nei commenti cos'è? Niente. No, ma è fermo il video. Io dico che sto fermo, perché è fermo il video. Ah, ok. Questo è? È una mini felpa. Una felpa per? Pollice. No. No, è troppo grande. Per il cambio, fammi vedere. Ma guarda che roba meravigliosa. Fa molto ridere. Guarda che bellissimo. Tipo così. Guarda, che metti le barre. Allora, qui gli avrei messo magari puntino. Che arrabbiato. È arrabbiatissimo. Fammi vedere col cappuccio tirato giù. Ma forse quasi più bello, soprattutto per quello che costa bello. Ma io lo consiglierei in combo con quest'altro articolo. Che allora, chiaramente, per chi se lo stesse chiedendo, questo è carbonio vero. Sono 1800 euro di carbonio. Ah, perfetto, bravo. L'hai perso per sempre. No. Allora, secondo me qui però hanno fatto un errore. Allora, ci sono due problemi. Guarda, guarda, filma bene. Qual è il problema? Il problema sta nel fatto... No, ma è fatto così, deve saltellare. È proprio fatto che tu lo metti e ogni tanto salta. Ah, è un grilletto. Questa parte comincia larga e finisce stretta. E questa parte comincia stretta e finisce larga. C'è qualcosa che non torna. Dammi un voto a questo. Per i miei gusti personali, 8.5. Zero. Okay, perfetto. Zero. Questo è direttamente per tutte le ragazze che ci seguono. Ve lo dedichiamo per dare carattere ai vostri fanali. È un mega pet. Voglio una reazione dai ragazzi all'odore. Come le bustine dei Pokémon, sicuro. No, è un mix tra tre. È acidissimo. Allora, qua ci sono due modi, ragazze, per usarlo: o verso l'alto. Verso l'alto è bello. Oppure verso il basso, tipo tendina da teatro. Ma all'ingiù sembra la frangettina del tipo Toon Toon. Così mi vedete bene. Così è più bello. Sembri un pettine. Così, guarda che brutto. Lei. Olè, mamma mao. Ma fa schifo. Mamma, sì. Vamo là, facciamo vedere da lontano. Vecchio. Guarda lì. No, vecchio, ma tu non puoi andare in giro così. Perché no? No, allora, possono le ragazze, ma in generale tutti quanti, farci sapere cosa ne pensate, perché noi mi sa che andremo avanti senza voto qua. Allora, signori, prossimo prodotto. Questo è veramente interessante, godetevelo, perché è uno di quegli accessori che io non conoscevo e bisogna assolutamente avere sulla propria macchina. Quante volte vi è successo di essere davanti, dietro, sopra, sotto, e c'è la gente che vi sfanala? Ecco, con questo si può comunicare il proprio stato d'animo alle persone di dietro. Andiamo a vedere come funziona. Allora, signori, unboxing. Il prezzo non lo sappiamo, grazie. 16, è prego. Tony che ha comprato tutto, perché sennò noi sapevamo le cose. Un sorpresone. Ci piace essere sorprese. Allora, telecomandino, manina e basta. Allora, manina. Molto mi bello viene da qualità, dire eh? Che si può fare, vabbè, mano piena, mano chiusa. Secondo me si potrà fare anche le corna così. Le corna. Così. Mi viene da dire che si potrà fare anche il dito medio. A parte che ti faccio uno spoiler. Ah, no, no! È qua. Sono no, lì. Bastava guardare il telecomando. Andiamo a vedere come funziona. Vai. Sono proprio contenta. Ma tu eri già lì da qua. Sì, io sono qua dentro. Ah, era pronto per la macchina. Sono un accessorio di Shein. Vai, così va bene. Spingo il vetro intanto. No, no, qui si rompe tutto. Facciamo anche un test. Se non c'è una gran bo. Beh. Luci blu, siamo fuori di città. Ma che luce che fa, oh. Vai vicino, vai vicino. Bello. Bello. Siete in macchina, avete il tipo dietro che vi tampina. E voi potete fare 16 euro. Cosa volete di più? Bellissimo. 16 euro. Questo, raga, è un voto incredibile. Lo proveremo stasera e queste sono le clip. Allora, signori, è notte. Noi possiamo salutare quelli dietro di noi, fargli le corna tipo yes, rock and roll. Oppure, se mi state troppo attaccati al cucù, questo è l'effetto. 10 su 10. Prossimo accessorio. Il prossimo articolo che vi facciamo vedere invece è l'unico che ha veramente senso di essere montato sulla macchina. Il prossimo prodotto che andremo a montare si chiama Pedal Sprint. Una centralina aggiuntiva che si collega direttamente sul pedale dell'acceleratore, che ci dà diversi vantaggi. E inoltre è un prodotto totalmente italiano. Per montare questo accessorio abbiamo comprato un RS3 nuova. No, ovviamente scherzo, di un nostro amico. Infatti, dopo l'installazione avrai ben 5 modalità di guida: Race, Sport, Comfort, Eco and Eco Plus.
L'installazione è semplice e non compromette l'originalità dell'auto, quindi verrà mantenuta la garanzia della casa madre. Inoltre, fondamentale, ha il sistema pedal block, che inibisce una volta attivato l'utilizzo dell'acceleratore e rende la macchina a tutti gli effetti non rubabile. Un sistema meraviglioso come antifurto. È utilizzabile attraverso Apple CarPlay e Android Auto e ovviamente anche su qualsiasi smartphone e smartwatch. L'installazione è davvero semplicissima, basterà andare a bypassare il cablaggio del pedale del gas. Veramente a prova di neopatentato. Ma adesso andiamo a vedere come fare. Ok, morsetto del pedale smontato. Morsetto, poi questo sarà il bypass. E andiamo a montare questo nell'originale. Ok. Ok, siamo pronti per il test. Ricordiamo che Kev non ha mai provato il prodotto. Come la senti? È diversa? È bella reattiva, La senti bella piena? Cioè, a me dà molto l'impressione che appena tocchi il pedale prende bene. Ok, abbiamo sostituito in Eco Plus, poi col tempo vedrai anche che consuma meno benzina. Signori, in descrizione trovate il link per accedere a Pedal Sprint per maggiori informazioni, ma adesso corro a montare il prossimo prodotto perché è una bella bombetta. Vado. Ehi, un attimo, prima di tornare dentro. C'è anche il 10% di sconto con il codice Pedal Karma. E quindi andate subito a usufruirne. Matte, devi dirle queste cose, andiamo. Faccio una domanda, Tony. Qual è uno dei problemi grossi quando piove? La visibilità. Bravo. Prossimo prodotto riguarda la visibilità, soprattutto per quanto riguarda gli specchietti retrovisori. Ai ai ai, esatto. Vediamolo qua com'è. Esatto. Questo è un foro da fare esattamente. Sono esatto, qua col martello ci vai e diventa così. C'è esattamente l'elenco dei passaggi. Pellicola 1 da togliere. Ave Maria. Applicare tutta l'auto. Attenzione. E ora non si vede niente. Olè. Vedi che c'è qualcosa sopra? Test! C'è il test! Test con l'acqua! Vai, facciamo prima il test senza, scusami. Vai, test senza, bravo. Senza, perché sennò andiamo in giro tutti qua, Tony. Vai, senza. Rimane, mi verrebbe da dire. Poi questa non è acqua, è lavavetri, quindi già qua è uno stress test maggiore. L'acqua, è acqua, spruzzino. Però è su un mare di schiuma. Allora ho preso lo spruzzino sbagliato. Adesso okay. È acqua. Vai, prova. Sì, guarda la differenza. Nei bordi senza membrana la situazione, come vedete dal video, in sovrimpressione, l'acqua, le bollicine lì restano. Non è male. Lo monteresti sulla tua auto? Posso dire che... Facciamo comparire il prezzo e poi mi dici se lo monteresti. Secondo me vanno via di più qua che dove c'è la pellicola. No, sì, guarda. Dai. Prossimo. Questo adesso è un oggetto che mi sta particolarmente a cuore. Il nome è portaocchiali da aletta parasole tutto attaccato. Io devo dire una cosa. Secondo me qui ci sono veramente pochi centesimi di costa. Il feeling è, vediamo se funziona. Allora, intanto la letta parasole c'è. Io credo che sia una roba di questo genere. Sì, bravo. Okay, poi inserisci. Esatto, tira giù, prova a infilare. Com'è? Mi dà pochissima fiducia. Fai un po' di movimento. Vabbè, no, se muovi lì, però muovi. Magari bastava fare così. Beh, no, non ballerà. Così sei in una pista da cross. Sì. Già, primo problema, che se tu vuoi togliere gli occhiali. Ah, quindi Ok, molto soddisfatto perché il loro mestiere lo fanno, quindi un bel 6. Prossimo accessorio. Allora signori, prossimo prodotto. Vedo tanti colori, tante lucine. È comunque un prodotto poco costoso. Si parla di Tony? Questo non mi ricordo, però te lo farò sapere. Grazie mille. L'avrete già visto in grafica probabilmente. Allora, c'è un telecomandino per tante lucine belle e simpatiche colorate, un accendisigari e varie ledderie. Quindi noi abbiamo la possibilità di collegare questi, mi viene da dire, nelle parti sottostanti dell'interno della macchina e non dell'esterno, perché è roba da interno. La Panda ovviamente non ha l'accendisigari. Per chi ce l'avesse è comodissimo perché c'è il tasto, quindi si può fare on off direttamente dall'accendisigari. Quindi 12 volt si vanno ad applicare sempre con questo finto 3M all'interno della macchina. Andiamo a vedere come sono e poi vediamo come sono di notte. Tagliare. Intanto tagliamo. Rompere. E non si fa più niente. Rotto. Allora qui faccio un feedback sulla qualità dei cavi. Ma più che altro sono un filamento di rame da tipo 10 micron. Ma vi giuro che il loro cavo c'è qua dentro, cosa passa? Nel frattempo che i ragazzi competono con Thomas Edison per fare tutti i vari collegamenti elettrici, è arrivato il momento di provare. Posso dire una cosa? Non... Guarda che questa batteria qua mi sembra un po' tanto grande per, no? Ma rifriggiamo e andiamo avanti. Va bene, cos'è questo? Questo, Tony, sono gli strumenti dei levabolle. È chiaro che questi levano le ammaccature, le bolle. Andiamo. Quindi torna nuova. Sembrano pagati un euro l'uno. Forse anche meno. Fammi vedere subito un danno. Allora... Qua c'è un bel che contro luce, vedi che si vede un bel. Quindi applichi. Poi. Ah, due direttamente. Certo. Ok. Io ho passato il levabolle. Se c'è una certezza è che questi non mollano. Okay. Va. Ok. Tre. Tony, colpo secco, eh. Tre. Esatto. Due. Uno. Perfetto. Allora. Da lì. Come ti sembra la situazione? Come prima. Allora, il voto sarebbe 1, ma dato che 1 è andato lanciato perché non funziona, diventa si dimezza e quindi 0,5. Perfetto. Prossimo attrezzo, speriamo utile, perché questo.
Il prossimo oggetto è una valigetta veramente utile per pochissimi euro. Ve l'apro in diretta. È molto bella. Sia cacciaviti, tagli di tutti i tipi, torx e anche bussole da tenere in macchina per ogni evenienza. Ma non è che vi facciamo vedere l'inserimento in macchina, le proviamo per capire la resistenza. Posizioniamo la testa di un bullone qua. Puntiamo la numero 12. Chiamo una prolunga. Tony, cosa dici? Beh, prolunga tutto. Prolunghiamo. Vediamo cos'è la prima cosa che cederà secondo te. O si spara anche dentro. Vado per dirci. C'è la chiave che è così. Aspetta, che è successo? Si è girato. Sì. Si è girato lì dentro. Ah, però qua è retto, eh. Sì. No, già successo. Guarda. Però quanta forza hai messo da uno a tanto? Veramente poca. Perfetto. Infatti, basta. C'è le mani. Prova del 9. Quella Bellero fonte. Power. Vediamo quanto tiene sta roba. Oh, il crick di qua va. Dorso. Sì, non va più giù. No, ma siamo già in ordine. Non va più giù, non si monta più. Mica non... Si è spanato il crickettino dentro. No, una volta, raga. Ah, quello, sì, beh, qua si piega, guardare. Quante vite avete? Una l'avete usata. Seconda vita. Piega. No! No! Cos'è? No! Vabbè, no. Fai vedere. Ma è burro. Beh, una mano, no. Con il pollice. No! No! No, okay. Dai. Aspetta che c'è il brugol. Mi sa che anche vai, il brugol. Mi sa che anche mi sa che... Voto 3. Guarda. No, non passato l'esame. Sì, 2.5. Ludos. No, 1 è una roba inaccettabile. Ma hai fatto qua? Sì. Andiamo a vedere. Andiamo a montare. Vai. In realtà ho solo rifatto il cablaggino perché c'è stato un piccolo problema di percorso, ma non ci interessa. Andiamo a montare questi e vediamo l'effetto finale. No, dopo aver applicato una comoda batteria da 700 kg al posto del passeggero. Sono pronto, ci sono. Mettiamo già tipo lì. Perché in una macchina normale li potremmo mettere qua, però qua non si attaccheranno mai. Ma poi in una macchina normale non avete la batteria qui che è giusto per farvi capire. Esatto. Collegarli con agilità e avete un accendisigari così illumina il piedino. È un optional la luce piedi. Questo non è un adesivo 3, ma è un adesivo 3 madonna. Lì va benissimo, perfetto. Beh, uno è andato. Uno. Monto anche gli altri e facciamo vedere il risultato finale. Allora, questi due qua belli. Guarda, che bella situazione che si crea. Il meglio di sé lo darà questa sera. Ci vediamo stasera allora. Signori, allora è sera. Ho acceso un attimo le luci di cortesia per collegare giusto la nostra nuova fonte di illuminazione. Spegniamo. E questo è il risultato. Fa un po' acquario. Sì, vabbè. Anche dietro la situazione questa. E sì. Serviva? No. Però va bene lo stesso. Un regalo per te anche. Allora, fammi sentire il rumore del materiale. Ok, quindi abbiamo già capito quanto costa. Vai. Bruttino, sì. È terribile, la cosa più... Ah no, non è attaccato. No. Non ha voluto poi. Ero già pronto per... Vediamo resistenza cavi. Perfetto. Prossimo. Grazie. Allora, il momento, io credo, della vera chicca tra questi acquisti, ovvero lo schermo di Tony che verrà spaccato per no. Te. La vera chicca è questa. Guarda che cazzino, vorrei sapere la definizione di questa telecamera. Non è la possibile definizione. Che sia... Sì, allora, non è possibile. Qua c'è scritto HD. Cosa vuol dire HD? HD. High dental vuol dire. Posso far vedere il paragone tra la macchina su... Cioè... Ma poi che macchina ha messo? Un Boxster? Sì, secondo te funziona? No. Ma poi, cioè, aspetta, ti chiedo una cosa. Perché ha messo un Boxster che il Boxster ha già la retrocamera? Ma perché questa è migliore di quello lì, quindi devi metterla tu. Allora, quindi abbiamo schermino di Tony che non era nella confezione. La retrocamera quanto è costata, Tony? 6 euro. 6 euro. Ora facciamo i cablaggi, non la stiamo a montare, però andiamo solo a vedere che si veda a schermo. Poi dopo uno a casa si fa il cablaggio. Però per noi l'importante è vedere se si vede. Allora, tutto giusto, no? Confermi? No, tutto non giusto? Non lo so. Ma è tutto tagliato. È tutto tagliato qua. Secondo te funziona? È una roba orrida. Cioè abbiamo il power bank che alimenta questo. Sì, alimenta questo. La batteria che non sappiamo se alimenta cosa. Non lo so. Allora, però la teoria forse c'è. Proviamo a mettere meno. Allora, vai. 3, 2, 1. Non va. Fa un cazzo. Oddio! Oddio! Stai fermo? Allora. Sono io! È invertito. Certo invertito. Che è invertita perché deve stare al contrario. Ah, giusto. Coglio. Si vede? Sì, come... No. Inquadra. Ma poi anche in HD. Bellino, quindi funziona. Funziona di brutto. Facciamo l'outro da qua. Vai, fai l'outro da qua. Prima diamo un giudizio. Allora, questa retrocamera, 7 su 10. Vai, vai. Allora, per me è un voto alto, ma sappiate questo, il diagramma fornito non è valido, quindi... Per chi la compra, ci scriva nella mail che la trova, nella descrizione del canale la trova, e noi mandiamo disegnato giusto il diagramma. Mi raccomando. Quindi, signori, è stato un grande successo. Se volete un'altra puntata con Temu invece che Shane, fatecelo sapere perché facciamo un altro video similare. Ci vediamo nel prossimo video.